Don Giuseppe, in questo tipo di regia che ha fatto la Serena Sirigaglia, che si rifà molto alla, a Mérimée, è un personaggio che ha già ucciso in precedenza, perciò un uomo, diciamo, borderline, che si va a fare soldato proprio per redimersi, per avere una vita un po' più reglamentare, per tagliare i conti con la vita passata. Però ecco, incontra Carmen e Carmen gli fa scattare tutti i difetti e tutti i pericoli di quest'uomo che ha un borderline. E all'inizio inizia con calma, con un amore coinvolgente, e poi dopo, nel momento in cui Carmen si innamora di Escamillo, sale sempre di più l'adrenalina di questo uomo e la cattiveria, e che poi finisce, culmina con l'uccisione di Carmen, un'uccisione in questo caso molto forte, molto cruenta. Spero di no, però insomma uno si arrabbia, spero non a quei livelli, diciamo.